Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video dello Scopriamo gli stampi in gomma siliconica da colata. Sì, che bello! Oh, santo cielo. Allora ragazzi, che dirvi? Il raffreddore sta messo abbastanza bene, dai. Stiamo sul punto di guarire. E niente, qua abbiamo 5 stampini, una è una richiesta. E niente, andiamo a vedere. Sono solo 5 perché anche a sto giro ho finito la gomma siliconica da colata. Finisce che in un attimo finisce. Aspettate che metto questo perché c'è il ventilatore. Va bene, andiamo a vedere che cosa ho combinato. Apriamo per prima questa che è la, che dovrebbe essere la, la, come si chiama, la richiesta. Me la sono vista brutta perché avevo finito il catalizzatore, infatti ne ho messo proprio il rimanente, non bastava, ho detto vuoi vedere che mo non si asciuga, invece sono stata fortunata, come potete vedere si è asciugato. Ho fatto mix color rosa e lilla e questi sono i 3 stampini. Ovviamente il rosa tende all'arancione perché la plastilina in questo caso era arancione, ma non ci interessa, a noi interessa che siano usciti bene gli stampi. Wow, direi che il primo è uscito benissimo, come potete notare. Vediamo la rosa grande, questo è Lego intanto che gioca, chiaro, neanche a dirlo, l'avete capito da soli che sto casino lo fa lui. Wow, anche la rosa ci piace molto, direi che è perfetta. E poi mi ha richiesto anche la scarpina. Qua adesso sui bordi andrò a pulire il tutto. L'unica cosa brutta della plastilina che sporca, ma io dopo vado a pulire e viene bello. Io ripeto, mi trovo bene con la plastilina, con lo scotch ho provato, non mi piace perché poi passa sotto, un casino toglierlo, invece così sono perfetti. Passano la salvietta e sono a posto. Ecco qua lo stampo, il primo stampo è perfetto. Ho dovuto aggiungerci un po' di lilla perché la rosa non era coperta del tutto. Poi passiamo avanti, passiamo a questo che è la mia prossima creazione, cioè la mia invenzione, non è la mia invenzione, oddio, sono delle cose che prossimamente creerò, non so quando, però al più presto spero. Mi sono fatta, ora vi faccio vedere, delle ciambelle in fimo e gli ho fatto lo stampo ovviamente per poi farle in resina, belle sbriluccicose. Ecco qua, questo è lo stampo in fimo e questo è quello che vedremo. Si sì, devo rifilare un po' in giro. Non avevo pensato che è vero che poteva entrare qua dentro, mannaggia, dovevo farli separati. Porco cane, mannaggia, dovevo farli separati, porca miseria, è vero Tamara? Perché vedete adesso la gomma non è perfetta qua dove c'è le onde della Danaz, e adesso a me mi tocca andare a rifilare il tutto ed è un macello, non verrà mai perfetto. Invece se io li facevo separati a priori, dovevo fare la base,
una parte e la parte sopra da un'altra. Che testolina. Vediamo, ma credo che dovrò rifare il tutto. Vabbè, ragazzi, dagli errori si impara, eh. Guardiamo i lati positivi, dagli errori si impara. Non credo che qua riuscirò a fare qualcosa di decente. Comunque l'idea era di fare le donuts come si dice, in resina. Sì, ma prima o poi ce la faccio. Non è che mi arrendo così io, eh. Se ne parla proprio. Poi rifarò la stessa cosa, invece di farli uno sopra l'altro, farò la base da una parte e la parte sopra da un'altra. E lì gli rifaccio lo stampo. Poi quando avrò fatto tutte e due le parti, in resina li incollerò. Semplice. Vabbè, andiamo avanti. Togliamo la plastilina. Qui cosa c'era? Ah, sì, il vetrino. Il vetrino che mi mandò la Petite Déco, cioè, ma guardate quanto è lucido. E io ci ho fatto lo stampo ora. Ciao Maria, un saluto. Sì, è bellissimo, cioè, lucidissimo, porca miseria. Questo qui ci viene buono per qualsiasi cosa. E andiamo avanti. Qua non mi ricordo più cosa c'era. Ah sì, ora mi ricordo. Io ho fatto. Cavoli, qua è passata sotto però. Pure pensavo di averli incastrati bene. Ho fatto i macaron, quelli che avevo fatto con i zoom zoom, perché ho detto l'andazzo dello stampo come era andata a finire, vi ricordate? E allora mi sono fatta tre stampi di macaron lucidissimi, come potete vedere. Questa qui è la Belsito, l'antichità Belsito, questa gomma siliconica per chi se lo chiedesse. Poi lo rifilo tutto e così abbiamo tre macaron. Ho preso quelli che erano usciti bene e abbiamo fatto lo stampo dei macaron. Poi ultimo, togliamo la plastilina. Vedete come viene via bene. Qua ho fatto invece il cuore che ho preso da Zodio. Vi ricordate, vi avevo detto che volevo farci lo stampo, e questo è lo stampo. Wow, è opaco perché è opaca la base. Ed è wow. E poi ho fatto questi due ciambelline fatti da me in Fimo e gli ho fatto lo stampo. Perché questi due che cosa dovevano diventare? Questi due dovevano diventare due orecchini. Ma siccome mi sono dimenticata, quando li ho cotti, mi sono dimenticata di farci il buco, li userò come decorazione per qualche cover. Però prima di usarli per le cover ho detto ci faccio lo stampino. Eccolo qua, lo stampino delle Donuts. Sono usciti carini, dai. Sì, sarà un'impresa di colorare quelle micro palline. Però voglio provare a colare, vediamo che cosa succede. Anche questo cuore voglio provare a colarlo con vari colori, fare una sfumatura. Sì, voglio proprio provare. Niente, ragazzi, come si dice, il video finisce qui, anche perché, come vi spiegavo, ho finito di nuovo la gomma siliconica da colata. Mi dispiace per questo che non è uscita una mazza. Se vabbè, comunque, Tamara sveglia, eh.
Sveglia, che ne sapevo io? Scusami, eh. Niente, la prossima volta mi dispiace perché ho consumato sta gomma quando potevo utilizzarla nell'altro verso. Vabbè. Magari proverò a colare questa qua sotto e questo qua sotto. Quella parte sopra qua non si può colare. Ecco, posso tenere la parte sotto di qua e rifare la parte sopra. Cioè la parte sotto, allora la parte sopra è questa qui e mi è rimasta, no? Mentre questa parte sotto posso farla con quella seal hand. Tanto è opaco, voglio dire. È vero, dai, che forse riusciamo a fare qualcosa di decente lo stesso. Va bene, poi invece per chi mi chiedeva, Tamara, ma come fai a usare la plastilina? Come fai a fare gli stampi con la plastilina? Allora, che cosa faccio? Facciamo un esempio piccolino. Allora, questo qua, no? Vi faccio vedere velocemente come faccio a farli. Prendo il rullo, mi stendo la plastilina, ok? In questo caso è già stesa. Ma che fortuna che c'hai, Tamara. Poi prendiamo, che ne so, prendiamo la rosa. Qua ci sta. Faccio prima le prove. Se qua dentro ci sta. Ci sta. Allora, la schiaccio giù. Ma si vede qualcosa? Aspetta. Schiaccio giù la rosa, no? Ok? Ho schiacciato giù la rosa, così lei non si sposta più. E l'ho incastrata dentro nella plastilina. Così quando io vado a colare, non gli passa sotto. Capisci, capisci, capite? Non gli passa sotto a inglobarla tutta, ma resta incastrata solo la parte che ci interessa. Poi vado a prendere il mio stampino. Allora, in questo caso questo qua non sarebbe l'ideale. Questo neanche. Vabbè, però usiamo questo. Non lo userei per questa base qua, ne prenderei uno un po' più grande. Comunque lo vado leggermente a schiacciare. Poi che cosa faccio? Prendo la parte che c'è intorno e la tiro su. Cioè, proprio, ragazzi, più facile di così se muore, eh. Tiro su la parte della plastilina in eccesso per far sì che la gomma siliconica non esca dai bordi. Se vedete che in qualche parte ce n'è meno, prendete un altro pezzo di plastilina. Ecco perché io ho tutti i colori uniti insieme e gliela vado ad aggiungere. Niente di che, ragazzi, veramente è una cosa proprio facilissima. Vedete, gliela vado ad aggiungere, così lei rimane bella incastrata. Poi, una volta che ho preparato tutte le mie basi, vado a preparare la gomma siliconica da colata e gliela colo dentro. Qua ce n'è un po' di meno. Avete paura che esca la gomma? Vado e faccio un altro piccolo strato. Ecco, così sono fatti. Va bene, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, se mi lasciate un like, mi farebbe piacere, lo sapete. Poi, cos'altro dirvi? Che appena posso realizzerò queste donuts che mi piacciono un sacco e le vedo come portachiavi, tutte sbrilluccicose, tutte con i glitter. Sì, ci piace. Va bene, ragazzi, alla prossima. Ciao!